Ok, ragazzi, io sono la professoressa Monia Orciani, vi inizierò a dare qualche informazione sul corso nuovo Medicine and Surgery, detto anche Medicine and Technology, vedremo perché. Allora, partiamo dal presupposto che all'UNIPM, come vi hanno già detto le colleghe, abbiamo già un corso di laurea, come dire, tradizionale. Medicina e chirurgia che identifichiamo con la sigla LM41. E all'UNIPM esiste già anche il corso di laurea triennale in ingegneria biomedica. Quello che noi abbiamo fatto è stato mescolare un pochino questi due corsi, ovviamente al fine di prendere il meglio da ciascuno dei due. E in quest'ottica è nata Medicine and Surgery, detta anche Medicine Technology. Notate subito che viene identificata anch'essa come LM41, la stessa etichetta per intenderci del corso di laurea tradizionale. Questo significa che è a tutti gli effetti un corso di laurea in medicina e chirurgia, quindi non è meno medico, è assolutamente medicina. Quando uscirete da questo corso avrete tutte le possibilità che derivano dall'aver terminato un corso di laurea in medicina e chirurgia. In questo caso però si tratta di un percorso integrato con i saperi dell'ingegneria biomedica. Questo per quale motivo, a quale scopo abbiamo pensato di realizzare questo corso di laurea? Lo scopo è molto semplice. Andare a formare dei medici, perché come abbiamo detto si formano dei medici, che però accanto ai saperi della medicina, come dire, tradizionale, questo medico avrà anche una approfondita conoscenza delle tecnologie e di tutte le innovazioni del campo bioingegneristico. Questa contaminazione di saperi ovviamente vuole formare un esperto, un medico che possa avere ancora più potenzialità in quello che è il campo medico. È evidente come noi viviamo tutti una evoluzione tecnologica, veramente i sistemi tecnologici hanno ormai invaso, diciamo, tutti i saperi, tutti i campi e sicuramente anche quello medico. Qualche esempio, la chirurgia robotica fino a pochi anni fa, decenni fa, era impensabile, la telemedicina, la radiologia e questa medicina così diciamo del futuro, questa necessità di medicina del futuro è stata peraltro messa in evidenza e accelerata anche dalla recente pandemia. Per cui quella collaborazione che all'interno del mondo accademico già esisteva fra la medicina e l'ingegneria, si è avuto proprio la necessità di rafforzarla e di accelerarla. Si è visto come servano dei nuovi programmi di insegnamento che sviluppino questo medico che, oltre ad avere tutte le conoscenze e le potenzialità del medico tradizionale, dovrà anche avere una serie di conoscenze tecnologiche. Ecco perché questo Medicine Technology. Al fine di poter conquistare, poter muoversi meglio all'interno di quelli che sono i campi comunque biomedici e della intelligenza artificiale. Quindi è proprio per essere una componente attiva di questa evoluzione tecnologica che vogliamo offrire questo corso di medicina e tecnologia con la volontà quindi di formare un dottore, come dire, tecnologico. Che cos'è un dottore tecnologico? È sicuramente un medico, per cui esattamente come gli altri saprà riconoscere le varie patologie, ma nella identificazione delle patologie, così pure come nella identificazione dei percorsi diagnostici migliori, potrà avvalersi anche delle tecnologie in campo bioingegneristico che egli ha appreso. Potrà gestire meglio quelli che sono i topic della medicina del futuro, quali l'intelligenza artificiale, la medicina di precisione, la medicina rigenerativa. Potrà applicare queste metodologie ingegneristiche che ha conosciuto per la risoluzione dei problemi, pensiamo all'ortopedia, alla medicina della riabilitazione.
potrà sviluppare dei modelli numerici per misurare, descrivere, analizzare problemi medici biologici. Non ultimo, essendo non più un utilizzatore, ma un profondo conoscitore di quelli che sono i device medici, potrà intervenire anche in una fase proprio di design, di progettazione di questi devices, proprio perché egli non si limita ad utilizzarli, ma li conosce nel dettaglio. Finora vi ho detto cosa cambia, diciamo, nella figura che andiamo a formare, andiamo a vedere anche cosa cambia da un punto di vista pratico. Come anticipato dalla collega, le lezioni saranno tenute in lingua inglese completamente. Perché? Perché ovviamente l'internazionalizzazione oggi svolge un ruolo molto importante. È normale ormai comunicare anche con amici, colleghi di altri paesi e quindi l'inglese ovviamente serve per rafforzare questo concetto di internazionalizzazione. L'integrazione, oppure come piace chiamarla a noi, la contaminazione fra l'area di ingegneria e l'area di medicina è assicurata per l'intero percorso di studi, per tutti i 6 gli anni. Nei primi 3 anni, quando abbiamo dei saperi, diciamo, più di base, la loro integrazione sarà veramente notevole. Negli anni successivi, man mano che ci spostiamo alle cliniche, si penderà più verso la medicina, ma sempre con la possibilità di utilizzare quelle conoscenze che avete precedentemente avuto, imparato. E lo vedrete fra un attimo con la collega quando vi farà vedere meglio il piano di studi. La grande novità è anche la possibilità di prendere 2 lauree. Abbiamo detto che Medicine and Surgery nasce come un corso di laurea in medicina e chirurgia. Quindi è chiaro che dopo aver sostenuto i 360 crediti, voi avrete la laurea in medicina e chirurgia. Poiché in questi 6 anni vi sono comunque degli insegnamenti che vengono riconosciuti anche per la triennale di ingegneria biomedica, se sceglierete di fare ulteriori 30 CFU, quindi un totale di 390, 360 più 30, un totale di 390, se deciderete di scegliere di fare anche questi 30 CFU aggiuntivi che corrispondono a 4 esami, al termine dei 6 anni, oltre alla laurea in medicina e chirurgia, potrete richiedere immediatamente anche la laurea in ingegneria biomedica, la triennale in ingegneria biomedica. Ovviamente sommando tutti quelli che sono gli sbocchi professionali derivanti dalla laurea in medicina e chirurgia con quelli della laurea in ingegneria biomedica. Passo la parola alla collega per entrare maggiormente nel dettaglio. Ok, grazie Monia. Sì, io in quest'ultima parte della presentazione andrò ad evidenziare soprattutto quelli che sono gli aspetti, diciamo, innovativi, soprattutto in termini di integrazione con quelle che sono le materie di studio di ingegneria. E quindi scenderò un po' più nel dettaglio dal punto di vista pratico. Allora, dal momento che questo corso unisce, no, quello che è la laurea in medicina e una laurea in ingegneria biomedica, chiaramente sarà dislocato in queste 2 facoltà. Quindi, durante i primi 3 anni, il primo semestre, verrà effettuato, verrà svolto presso la facoltà di ingegneria. Perché appunto, come vedremo, durante questi primi 3 anni si andranno a dare maggiormente le basi teoriche per quanto riguarda poi la comprensione successiva delle materie più prettamente ingegneristiche. Mentre il secondo semestre di questi primi 3 anni verrà svolto principalmente presso la facoltà di medicina. E conseguentemente le attività professionalizzanti seguiranno questa stessa logica. Poi, andando poi agli ultimi 3 anni, che saranno quelli dove ci sarà più un aspetto pratico, chiaramente i corsi verranno svolti presso la facoltà di medicina, questo per facilitare la frequenza appunto
presso le cliniche che fanno parte della rete formativa di cui appunto prima la professoressa Marmorale ci ha parlato. Quindi questo in generale per quanto riguarda l'organizzazione da un punto di vista logistico. Io poi, ecco, qui ho riportato anche il piano di studi per evidenziare nei vari 6 anni dove, come dicevo, si vanno a collocare queste materie prettamente ingegneristiche. E ecco, al primo anno, facciamo questo esempio, al primo anno vediamo che vengono fornite diciamo, le materie di base, quindi fondamenti di chimica, matematica, fisica, oltre chiaramente a quelle che sono le materie caratteristiche del corso di laurea in medicina. E questo va avanti anche per il secondo anno, quindi in cui vengono gettate appunto queste fondamenta per poi andare più su un aspetto applicativo ed integrato appunto al corso di laurea in medicina che vedremo prevalentemente nel secondo triennio. Quindi ecco, qui abbiamo questi primi 2 anni in cui ci sono queste basi che vengono fornite e poi ecco, il secondo triennio, dicevo, più pratico, verranno messe in pratica ecco, a livello dell'attività professionalizzante, soprattutto quelle che sono state le conoscenze apprese da un punto di vista teorico, considerando appunto questa contaminazione con i corsi di ingegneria. E questo, ecco, diciamo, avviene soprattutto nei primi 3 anni, negli ultimi tre c'è, diciamo, soprattutto una applicazione, si cercherà di andare a fare applicare quanto appreso, nei primi anni. Ecco, come anticipato, perché poi, come dicevamo, questo comunque, è un corso di laurea in medicina, quindi tutto quello che è stato anticipato dalla professoressa Marmorale in termini di numero di crediti, numero di esami, vale anche per questo corso di laurea, con la novità di cui ha appena parlato la professoressa Orciani, della possibilità appunto di scegliere di fare 30 crediti aggiuntivi che poi appunto danno la possibilità di riconoscere questo secondo titolo. Come dicevo, quindi oltre al percorso che vi ho mostrato, è possibile anche scegliere alcuni corsi monografici, sono presenti i corsi monografici, l'attività didattica elettiva, di cui ci ha parlato prima la professoressa Marmolare, che chiaramente cadrà sia nell'area medica che appunto nell'area ingegneristica. E accanto a questo, ovviamente, no, anche qui esiste un percorso parallelo, no? Un percorso teorico che va di pari passo con un percorso pratico e quindi anche per il corso Medicine and Surgery vi è il discorso di attività professionalizzante, per cui ecco, invito la professoressa Adrario a approfondire questo aspetto. Grazie. Sì. Allora, sì, mi sentite? Sì. Ok, perfetto. Allora, quello che vi devo dire è ben poco rispetto a quello che doveva dire la professoressa Maggi. Ci tengo però a dire una cosa fondamentale. Questi due corsi hanno una parola d'ordine, contaminazione. Contaminazione significa che anche lungo il percorso dei vari studi, le materie che verranno affrontate con una particolare, diciamo così, sfumatura che rientrerà nella laurea con il quale viene a contaminarsi. Per cui che cosa succede? Che soprattutto quelle che sono le attività formative e professionalizzanti subiranno una leggera modifica. Quindi ci sarà tutto il discorso di quelle che sono le apparecchiature che vengono utilizzate. Quindi, ad esempio, quando si parlerà di quello che può essere il monitoraggio, l'importanza di un monitoraggio, si terrà conto anche di come funziona quella determinata apparecchiatura, quali sono le basi fisiche, quali sono le basi ingegneristiche che hanno portato a far sì che questo potesse avvenire. La cosa che però volevo un attimo tenere presente è che permane l'attività in reparto. L'attività in reparto che cosa significa? Che è vero che questo corso sarà un corso in inglese, ma quando si andrà in reparto, inevitabilmente i pazienti non parlano inglese. Nonostante che da molto tempo si dica che più o meno tutti dobbiamo avere una cultura per individuare a livello della comunità europea un linguaggio che accomuni un po' tutti, nei reparti, soprattutto nei reparti che sono di tutta la rete formativa, e quando parliamo di rete formativa parliamo di tutta la regione, potrebbero subire qualche piccolo problema. Quindi, se da un lato le lezioni saranno fatte in inglese,
dall'altro tutti coloro che si iscriveranno a questo corso sappiano che invece l'attività, pensate ad esempio quando ci saranno le 100 ore del medico di medicina di base, perché permane il concetto della professionalizzante, ok? È ovvio che il paziente non saprà tutto ciò, così come la modulistica è una modulistica in italiano. Perché la modulistica con la certificazione, con le denunce, viene fatta all'interno comunque dell'Italia. Io penso che però con un po' di buona volontà riusciremo a far decollare anche questo corso così interessante e così proiettato in un futuro che vede ancora di più professionalità fra di loro, in una inclusione totale. Se qualcuno di voi è stato alle giornate di orientamento che si sono svolte lo scorso febbraio, avranno visto sicuramente, sentito quanto è importante la collaborazione fra tutti. Oggi abbiamo dei risultati concreti, una per tutte. Avrete visto tutti quanti sicuramente le immagini di quel signore colpito da una bomba in Siria che non aveva ovviamente gli arti, ma soprattutto del figlio, che essendo stata la madre durante la gravidanza esposta ad dei tossici, è nato praticamente come una volta erano i focomelici. Beh, quella foto ha colpito moltissimo, Pisa si è offerta di prendere in carico padre e figlio e qui si studia tutto, perché il bambino dovrà essere abituato ad avere un arto che prima non aveva, quindi per primo lo faranno sul padre. Quindi c'è tutto un discorso della psicologia, della medicina, della bioingegneria, tutto prospettato per un unico obiettivo, quello di farsi carico delle problematiche delle persone che stanno male. E nuovamente buona vita, ripasso la parola a Simona. Arrivederci ragazzi. Grazie. E quindi, ecco, insomma, per sottolineare l'importanza dal punto di vista pratico di questo nuovo corso, delle grosse potenzialità che può offrire questa importante integrazione. Ora, ovviamente, proprio per avvalorare l'importanza comunque dell'attività pratica, vorrei ricordare che anche l'attività professionalizzante può essere accompagnata poi da degli internati che possono essere svolti presso le diverse strutture dell'Università Politecnica delle Marche e anche volte a mettere in contatto lo studente, no, con quello che è il gruppo di ricerca. Ecco, gli sbocchi professionali, come accennava Monia, ovviamente, questo si tratta, no, principalmente di un corso di laurea in medicina e chirurgia, quindi lo studente potrà svolgere la professione del medico, ma dobbiamo ricordare, no, queste, che ha acquisito una serie di abilità che lo mettono in grado di gestire le nuove tecnologie e quindi anche essere in grado di gestire delle terapie più personalizzate. E però allo stesso tempo, avendo acquisito queste diciamo, nozioni bioingegneristiche, può anche partecipare allo sviluppo di nuove soluzioni bioingegneristiche in campo medico. Quindi al termine di questi 6 anni, lo studente, appunto laureato in Medicine and Surgery, potrà continuare quindi specializzarsi in una disciplina dell'area medica oppure eventualmente se ha svolto i 30 crediti opzionali potrà una volta chiesto il riconoscimento della laurea triennale potrà anche iscriversi per ottenere una laurea magistrale in ingegneria biomedica e quindi anche fare ricerca nell'ambito dell'industria. Quindi chiaramente le opzioni lavorative diventano più ampie perché vanno a ricoprire sia appunto l'area medica che l'area bioingegneristica. Per concludere, come si accede a questa nuova facoltà? Allora, il corso sarà attivo a partire dal prossimo anno accademico. E vi sono già alcune informazioni sul sito della nostra università che andranno ad incrementarsi a breve. Gli studenti devono partecipare chiaramente a un test d'ammissione, che in particolare è il test IMAT, perché diciamo, si tratta appunto di un corso in lingua inglese e quindi ecco, la struttura di questo corso, di questo test, segue quella del corso classico, però chiaramente è
un test che viene somministrato in lingua inglese e si compone di argomenti di cultura generale, logica, biologia, chimica, fisica e matematica, seguendo quindi la struttura del corso, del test d'ingresso classico, però chiaramente in inglese. E gli studenti potranno registrarsi orientativamente intorno a giugno-luglio, non appena ecco, verranno fornite maggiori istruzioni appunto dal Ministero. Io ho concluso, ringrazio tutti per l'attenzione e siamo disponibili per eventuali ulteriori necessità di chiarimento.